Caccia dintorni, sempre sulle tracce della passione. La passione ci porta questa mattina a seguire una prova di addestramento cani e lo facciamo con Pierluigi Sorsoli. La prova di addestramento, Pierluigi, in cosa consiste? Ma la prova di addestramento, per sintetizzare, sono diverse fasi di addestramento. Dopo bisogna capire per cosa vuoi addestrare il cane. Io dico sempre preparare il cane, perché non bisogna ammaestrarlo ma prepararlo. Se voglio preparare un cane per le prove, comincerò a seguire delle fasi di preparazione. Se voglio preparare un cane per la caccia, cambia la suonata, bisogna prepararlo in modo diverso. Ecco, questa mattina nel video che andremo a fare, che cosa ci mostrerai? Ma questa mattina comincerei con mostrarvi dei cani in fase di preparazione per il turno di prova a Selvaggina, dove si andrà a approcciarsi anche a contatto dell'animale, che poi saranno cani magari corretti all'involo ma non ancora corretti allo sparo. Dopo vediamo insomma come si comporteranno, e poi magari ve ne farò vedere uno invece che ha già iniziato a correre ai primi dell'anno e ha già cominciato a fare risultati, dunque si può dire che è pronto. Di conseguenza poi andremo a vedere magari dei cani giovani, proprio cucciolotti, 8-9 mesi, dove utilizziamo anche il fucile, le prime uscite, i primi approcci, fino a finire magari con un cane o due che si sta preparando per la Sant'Uberto, che per me è la prova che rispecchia più la caccia di tutte, e per finire magari con uno che è già a posto per questo tipo di prova. Possiamo dire che questo video servirà anche a livello didattico per dare delle informazioni? Sì, io non nascondo mai, non sono un uomo che ha delle omertà di non far vedere come tanti quello che fanno coi cani. Io, per me questo oggi è una giornata come tante, io mi approccio sempre così con i miei cani, dunque non è che sto... E non solo con i tuoi, perché tu conduci anche i cani di altri. Sì, io ho dei cani magari anche ceduti da cuccioli a degli amici che poi me li hanno affidati per preparargli, o perché vedono che il cane è piacevole, vogliono affrontare il discorso agonistico delle prove, o perché non hanno tempo per prepararli alla caccia, i cani sono giovani, allora i primi approcci, le prime cose gliele faccio io, di modo che uno cosa fa? Si trova il cane già avviato e deve solo scioglierlo e andare in giro col suo fucile tranquillo e fargli gli dai l'impostazione. Impostazione, sì. Bene, a questo punto non ci rimane che andare sul terreno di prova e vedere questi cani al lavoro e con i commenti appunto di Pierluigi. Bene, andiamo, procediamo. Allora, anche se premetto sempre che un addestramento di base viene fatto in canile o a casa, dipende da uno dove hai i cani, è molto importante già il cane, anche giovane, abituarlo nel toglierlo dalla gabbia, che rimanga qui a contatto col proprietario, che già da qui gli si dà un'infarinatura per fargli capire che sono io che lo comando, non è lui. Vai.
sta portando sull'animale. Adesso si è schiacciato perché ormai l'ha chiuso. Seduto, seduto. Terra, 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 terra! Come vi dicevo, questo è un cane giovane, ma va bene così, adesso lo facciamo rientrare. Qui il cane ha fatto un bel lavoro nell'aggancio dell'affluvio della selvaggina, addirittura ha tagliato questa striscia infilata, l'ha chiusa lì. Io ho aspettato la camera, ma bisognava guinzagliarlo subito perché lo so che il cane non è ancora corretto, e lui si è ingolosito, si è portato vicino, la starna è involata e ovviamente ha rincorso, ma questo non è un grande problema, anche perché il programma di addestramento di questo cane è fatto che dovrà andare ancora a caccia una stagione, e poi maturando un anno in più diventa più facile anche stringere quello che è la tempistica e fermarlo come si deve al frullo e sparo e avere risultati. Il cane qui ha interrotto il lassé perché ha agganciato l'emanazione. Adesso vediamo di prenderlo piano. Io cerco sempre di fare un addestramento magari un po' più lungo, ma che però mantengono la qualità, cos'è, di approcciarsi all'animale senza titubanze, di accostare senza problemi. È partita adesso, ecco. Adesso è un orario che sta anche trasudando il terreno per il sole, l'aria è un po' ballerina, però cerchiamo di fare al meglio. Anche questo è un cane giovanissimo, ha bisogno ancora di una stagione di caccia, poi lo vedremo a gennaio. Il prossimo sganciamo un cane che penso che farà bene, anche perché è già più maturo, e vediamo. Il cane ha agganciato qualcosa, ma non è sicuro. Vediamo se ci porta sull'animale. Dai, ciao. Dai, via, 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 via. Dai, dai, ciao. Dai, 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 dai,
Ecco, io cerco sempre di non portarli troppo i cani sull'animale vicino, perché ovviamente lo sappiamo che questa è selvaggina moderna. Lo faccio accostare un po', poi vedo se parte o altrimenti lo riprendo, però vedo che lui non si muove, vuol dire che è sicuro. Vediamo, vediamo un po'. Dai, ciao, dai, 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 ciao, dai, dai, ciao, dai, dai, ciao, dai. Era lì. Terra! 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 Ecco, qui abbiamo visto un cane di 3 anni che ha cominciato, si chiama Sorso Listau, ha cominciato a gennaio a fare qualche prova. Il cane è a posto, avrei avuto piacere a sganciarlo in coppia, ma lavorando da solo è un po' difficile, bisognava trovare un amico con un cane allineato, vabbè, comunque è un cane che le qualità di consenso e tutto le ha. Qui per me si è messo bene in diagonale come l'aria chiedeva, sempre a vento, ha agganciato un'emanazione che non ha risolto là, però l'ho risganciato come avete visto sulla destra, c'è andato, non l'ha più curata e ha preso un bel punto qui su questa starna. Dopo con questi animali diciamo un po' non veritieri bisogna cercare di arrangiarci, però tutto sommato ho dimostrato di essere correttissimo, frullo e sparo anche la mia distanza da lui e questo va bene. Adesso proviamo a rilanciarlo, vediamo se mantiene l'equilibrio. Questo è un soggetto che è stato ceduto a un amico cacciatore che abbiamo fatto un programma che lui lo usa a caccia, è finito la caccia, io lo uso per le prove. Usandolo per le prove lui ha 2 vantaggi, il proprietario, che lo mantiene mosso e non lo lascia in canile fino a settembre come fa la maggior parte dei cacciatori. In più, se riusciamo a valorizzarlo con qualche risultato enci, io penso che faccia bene sia al cane che a chi l'ha allevato, a chi lo porta, al proprietario. Dopo vedremo, insomma. Adesso prendiamo una cagnolina molto giovane che ha 7 mesi, con le prime uscite. Vediamo un po' cosa fa. Diciamo che ho cominciato adesso, si può dire, anche a mettere al guinzaglio. Mi ha già dimostrato di avere una buona potenza olfattiva e una ferma soglia naturale. Questa è un diritto di monta di Orazio, un cane mio che penso che un po' tutti lo conoscono. Si chiama Zeta perché l'anno scorso i cuccioli avevano tutti il nome con la Zeta. Adesso quest'anno riprendiamo con la A. Ma sì, dai, facciamo senza legarla tanto e andiamo avanti.
vedete, è entrata in emanazione. Io carico il fucile, che non si sa mai cosa succede. Si è messa a cantare, la canina la sta avvicinando con delle belle caratteristiche di razza. Queste sono tutte cose naturali, se o le abbiamo o non le abbiamo. Al momento dello sparo non ha problemi, vediamo cosa fa. Sicuramente non avremo un riporto. Adesso lei se sta un attimo morendo, vediamo se la prende. Andiamo a chiamarla, vedi che la cagna adesso la prende. Gliela lasciamo gestire un attimo, perché per lei è un trofeo. E io non costringo mai il cane a venire subito con l'animale, perché stiamo parlando di 7 inglesi, non è un cane da riporto, lascio giocare, anzi mi sposto anche, quando ce l'ho vicina vedo di farmela lavare. Tutto felice, gli lasciamo godere questo momento di felicità e vedremo che quando sarà sazia ce la lascia. Dopo il riporto in allenatoria verrà perfezionato, vuoi perché zeta, vuoi perché magari comincia a cacciare anche in coppia e allora con altri cani sentono la competizione e magari corrono al proprietario. Allora, come dicevo al furgone, questa è una cagnetta molto giovane, che quasi quasi non sa stare neanche al guinzaglio, però ha dimostrato di avere attenzione sulle emanazioni, l'abbiamo vista in partenza già subito pronta a filare, poi si è messa bene a ispezionare il terreno per l'età che ha, a destra e a sinistra, da sola, a vento, per sfruttare quella che è la ventilazione. Arrivata di qua ha agganciato lunghissimo con la starna. Mi ha aspettato, avete visto, siamo stati lì, la starna addirittura si è messa a cantare e lei ha mantenuto la sicurezza, non ha mai caricato e abbiamo concluso anche bene, perché è fucilata, fatta bene, un bel recupero. Io l'ho lasciata giocare finché si è stufata, perché non costringo mai il riporto diretto a cani giovanissimi, anche perché stiamo parlando di setter inglesi, non stiamo parlando di cani da cerca o da riporto che già a 3 mesi sono ammaestrati. Setter inglese già noi dobbiamo sempre tribulare a averlo che riporta. Se lo costringiamo già da piccolo a avere questa correttezza di riporto, per me è peggio, perché lo spegniamo, invece lasciamolo divertire. Arno! Il signore che vedete qui è il mio amico Giancarlo, che è il mio storico compagno di caccia, parliamo storico perché è ancora da quando avevamo 16 anni che cacciamo assieme. E oggi è anche un mio, diciamo, aiutante per quanto riguarda
la tenuta di qualche femmina in canile, le eventuali cucciolate, per quanto riguarda portare fuori dei cagnini giovani che poi man mano ritornano da me, li vado a rifinire, a fare quello che c'è da fare. Questo che vedete adesso è un cane di 8 mesi, è figlio di Niger, sorso di Niger, un cane che già sta dimostrando per me delle gran belle cose. Al di là che ha pelle, al di là che come pelo è già messo bene, ha il pelo identico al padre. Come testa, vabbè, forse un po' leggerino, ma vedendo come ce l'ha il papà. Adesso proviamo a scioglierlo, vediamo un po' cosa combina. Allora, come avete visto, il cane è partito non convinto, distratto, probabilmente un po' le persone sul terreno, le due telecamere, cane giovane normale. E difatti ho cercato di portarlo in zona incontro, stranamente ha frullato perché è un cane che ha un ottimo discernimento e un'ottima potenza olfattiva. Ma nell'allenamento ci sta. Al frullo della starna si è rinvigorito, rincorso, l'ho lasciato fare. Come è rientrato, come avete visto, si era messo bene, stavolta più convinto, aprendo anche più i lati, mantenendo anche il vento. Mi sono spinto in avanti con la speranza di trovare una starna di rimessa di quelle precedenti, ma con questo caldo probabilmente si sono già sottratte nei fossati in bordura e per un cane giovane diventa difficile reperirle. Comunque non c'è problema, farà meglio la prossima volta. Questa, come vedete, da come è nervosa al guinzaglio, è una cagnetta anche questa di 7 mesi, molto giovane. Proviamo anche a lei a portarla sul terreno a vedere un po' come si comporta. Vedete che non è ancora neanche tanto abituata al guinzaglio, comunque cominciamo a vedere un po' di cose, eh?
lasciamola giocare, perché come dico sempre devono divertirsi. Molto bene, lasciamola giocare, quando sarà stufa verrà da noi. Ah, portala, portala Zanna. Zanna, porta, 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 dai, brava, 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 brava. Qua, 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 qua. Bene, molto bene. Gli ho tirato l'attenzione col cappello. È venuta a darmi animale. Tutta allegra. Ecco come deve fare un cucciolo. Allora, come avete visto, la cucciola, che è proprio cucciola, perché è molto acerba, però per matto lungo ha mantenuto il contatto senza forzare. Dopo, vabbè, la starna non si è involata subito, comunque è riuscita ancora a prendere il volo. Ho aspettato tantissimo per non rischiare la cagna, ma sono contento di averla raggiunta lo stesso. E ha dimostrato anche una buona avidità nell'abbocco. Sul selvatico l'ho lasciata come voglio sempre fare io, giocare, divertirsi, finché poi, come avete notato, l'ho distratta un po' col mio cappello per farmela venire vicino, me la sono fatta dare. Allora, prima abbiamo visto qualche cucciolotto in più qualche turno precedente, un po' più impostati sul terreno. Adesso andiamo a sganciare qualche cane un po' più esperto e vediamo di simulare un po' anche quello che è un'azione di caccia o un'azione a livello Sant'Uberto. Vediamo un attimo di mettere insieme un addestramento, una preparazione di questo genere. Cominciamo a sganciare Yuk, che Yuk è un cane figlio del mio Derk, che vogliamo presentarlo domenica appunto per la Sant'Uberto, e dunque vediamo come si approccia un discorso di prova col fucile, anche se non ho dubbi, ma però quando si allena a volte ci sono giornate che va bene tutto, a volte ci sono giornate che o per il tempo come oggi che fa un caldo bestia e mette a dura prova anche i cani, e ci sono un po' più di difficoltà. Comunque ci sta tutto. Io oggi con trasparenza vi sto facendo vedere com'è lavorare i cani, senza nulla nascondere o nulla togliere, perché se sganciamo solo soggetti che non sbagliano nulla, non è più un addestramento ma è solo una tenuta d'allenamento su cani ormai già correttamente preparati. Seduto, seduto, fermo lì, fermo, fermo, fermo. Allora, la prima parte della Sant'Uberto è la correttezza del cane, che deve rimanere al piede mentre si fanno le pratiche della preparazione dell'arma e del caricamento. Il cane deve rimanere immobile e aspettare il via del conduttore. Io sono pronto, chiudo l'arma e il cane ha già capito, è partito nel sentire il click del fucile. Agganciato un'emanazione qui, si è buttato giù, sembra anche convinto, gli crediamo. Ehi, 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 ehi. Ma ha perso espressione. Ehi.
Via, via, via! Abbiamo toccata, va a cadere adesso, vediamo se il cane la vede, la vista, vediamo se il cane riesce a trovarla. Luke, porta, Luke, porta, porta, yep. Qua, 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 Luke, vieni, vieni, Luke, vieni qua, Luke, vieni qua, vieni qua, seduto, seduto, seduto. Seduto, 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 basta, basta, shh, seduto, ehi, qua, Luke, seduto, come dicevo è stata presa sotto la starna perché ha le gambe rotte, Luke, qua, seduto, seduto, ehi, seduto, fermoli. Incarnieriamo e lo facciamo proseguire ancora un attimo, sempre con la solita prassi. Vai, vai. Andiamo, Luke, Luke. Via, via. Luke! Qua! Allora il cane, come avete visto di partenza, diciamo che si è comportato bene per quanto riguarda il seduto vicino al cacciatore, finché non ho preparato l'arma tutto come segue. Poi è partito molto bene, si è un po' perso lì in quella striscia tagliata. Probabilmente o nel tagliare hanno macinato qualche animale, perché per fermare così e poi ritornarci vuol dire che aveva anche una certa convinzione. Comunque l'abbiamo fatto ripartire, poi ha preso un ottimo punto lì sulla starna, che il cacciatore, diciamo, lì ha peccato, perché l'ho visto che l'ho presa sotto, che ha mollato le zampe, difatti era là dove l'abbiamo vista cadere. Dunque, cane, diciamo che sono le prime due o tre lezioni che stiamo facendo per l'approccio alla Sant'Uberto, però sicuramente ci sta, ecco, vedremo poi nel proseguo cosa farà, lo vedremo poi nelle selezioni se riuscirà ad andare avanti o se rimarrà fermo, tanto ci proviamo, dopo via.
Va, seduto, 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 seduto. No. Vai, vai, via. Allora, abbiamo andato sul terreno sorso di Sorazio, che possiamo chiamarlo il maestro perché lui sia come soggetto venatorio e come preparazione a Sant'Uberto può dir la sua. È partito molto bene, si è messo bene senza dir niente col fischietto, senza aiutarlo. Ha fatto un bellissimo punto, come avete visto, un riporto correttissimo per completare la preparazione. Dopo il punto abbiamo fatto ripartire, anche perché la preparazione del cane sia in questa nota, cioè della Sant'Uberto, sia nella nota di un'altra prova che può essere Enci o può essere anche la semplice gara domenicale, si vede dopo il punto se il cane mantiene l'equilibrio, se rimane ancora bene bilanciato sul terreno o se si fa prendere dall'animale. E questo è quanto. Adesso proviamo a sganciare due cani assieme, il cane giovane di 2 anni, Ulac, e la Pepita, che è una cagna più esperta, e vediamo un po' di fare un turno in coppia, un eventuale abbattimento, vediamo un po' cosa succede. Vai, via. Allora, il giovane mi è piaciuto, mi ha entusiasmato, perché è arrivato su bel cattivo, fermato molto bene, ben solido, accostato con me quando gliel'ho chiesto, anche il riporto bello avido, fin troppo forse il dente, però se non hanno questa cattiveria non sono riportatori. Il cane che sta lì, che lo aggiusta, gli dà fastidio la piuma, quello lì non riporterà mai.
il riportatore è il cane predatore, il predatore è quello che gli mette dentro i denti. Dopo pian piano, quando sarà soddisfatto della stagione di caccia, che animali ne vede e ne abbocca, poi si tranquillizza anche lui. Per adesso va bene così. Infatti questo è il cane che io sto puntando molto come successore a Orazio, perché sarà il mio cane da caccia e spero anche per qualche prova. Poi deciderò se Sant'Uberto, se Enci, vedremo un po' come si comporta dopo la prossima stagione venatoria. È terminata questa nostra giornata dedicata all'addestramento con Pierluigi Sorsoli e i suoi cani. Allora, siamo alla conclusione. Pierluigi, andiamo a fare il punto della situazione, quello che è stato conveniente, alcune scene che abbiamo visto dove i cani non hanno invece lavorato bene, ma questo comunque fa parte dell'addestramento. Allora, quello che abbiamo fatto oggi, diciamo, è una giornata per me comune. Dunque, tante volte chi addestra o porta fuori i cani mi capisce al volo. Ci sono giornate dove i cani vanno tutti bene, sembra che tutto va a collimare. Oggi è stata una giornata molto calda, i primi caldi, come ho già accennato. Infatti io non sono un cinofilo, ma volevo domandartelo perché abbiamo patito tutti il caldo. Sì, infatti io mi sono cambiato due magliette nel frattempo, che ero tutto sudato. E i cani, diciamo, ci hanno fatto vedere delle belle cose, come ci hanno fatto vedere degli errori, ma probabilmente dovuti anche alla giovane età di qualche soggetto o dovuto alla situazione di distrazione anche per gente sul campo, perché quando si fanno queste cose, bene o male, ci sono persone in più sul campo, ciò che non trovano quando siamo a addestrare normalmente. Però riescono a concentrarsi. Esatto, però la mia trasparenza, diciamo, a livello di uomo di cani è anche questa, che io non mi nascondo dietro agli errori di non volerli far vedere o di far vedere tutto bello, che tutto va bene. No, in una giornata di addestramento succede di tutto. Questo succede anche quando tu alleni, addestri per conto terzi. Certo, certo, succede di tutto. Dopo il cane ha uno stato di forma, che oggi questo soggetto è in forma, allora ti fa vedere delle grandi cose e si ripete, poi magari ne subentra un altro che anche lui va in forma e ci sono degli alti e bassi. Certo. Anche perché stiamo parlando di animali, non è che stiamo parlando di macchine, anche se li teniamo registrati per dargli un ordine, per dargli un'educazione, però sono sempre animali, insomma. E poi ecco, abbiamo visto anche come li tieni sul furgone con la sua acqua. Finito la prestazione, il cane lo rimettiamo in gabbia, non gli diamo subito da bere. Io adesso gli darò da bere a quello che ha corso prima, perché così almeno beve e non la mangia l'acqua. E quando sta ansimando, il cane non la mangia, la mangia l'acqua e può avere dei rigurgiti. Poi quando qualcuno ti affida il proprio cane per addestrarlo, non è che ci vuole solo una giornata, ci vuole un po' di tempo. No, allora io, quando qualcuno mi chiama o mi dice ma avrei il cane che ha questo problema, potresti... Cioè, come magari mi dicono spesso e volentieri quanto tempo ci vuole, ce la fai in due settimane, sai cosa gli rispondo? Non portarmelo il cane, perché ci sono cani che magari ci vogliono 10 giorni per far capire che adesso sono con te, che hanno preso confidenza, che ti vogliono bene, perché lo tratti bene e gli dai da mangiare. Ci sono cani un po' più, diciamo, malleabili, che nel giro di 2 o 3 giorni non si dimenticano già del padrone precedente e diventano tuoi. E dunque io ritengo che ogni cane ha la sua e ogni cane devi approcciarti con lui in modo diverso per avere il risultato giusto. Se invece mantieni lo stesso metro con tutti, per me fai danni. Ecco, la finalità proprio di questo video, vogliamo metterla ancora una volta in risalto, era quella di mostrarvi quello che è l'addestramento quotidiano di Pierluigi Sorsoli, ma immagino anche di chiunque abbia dei cani da addestrare. Cioè, può andare bene, può andare male, e bisogna avere comunque la capacità di andare avanti, di farlo progredire, anche perché abbiamo detto, ognuno ha la propria identità di questi
animali. Certo, c'è uno che ha più bisogno di tempo, c'è un altro che devi magari essere un po' più deciso perché caratterialmente è un po' più libertino, hai capito? E invece c'è quello che basta solo guardarlo un attimo che già ha capito, o se gli fai solo un tono più alto di voce si mette già in guardia, ecco. Capisce chi comanda, insomma. Esatto. Benissimo. Esatto. A me non rimane che ringraziare tutti voi che ci avete seguito, ma in particolare Pierluigi Sorsoli, il suo allevamento, che ci ha dato l'opportunità di mostrarvi appunto tutte le fasi, alcune delle fasi, insomma, dell'addestramento quotidiano che Pierluigi fa con i suoi amici a quattro zampe. Caccia d'intorni, sempre sulle tracce della passione.